Il centenario di Fiume, come dire, è l'occasione da cui si parte a scandagliare un personaggio che è stato talmente variegato e polimorfo da aver contagiato la cultura dell'epoca e non solo, perché ciò che D'Annunzio ha lasciato ancora oggi è molto vivo e molto presente, a volte non ci se ne accorge nemmeno di quanto lui abbia lasciato in eredità la nostra cultura estetica, linguistica, artistica. E quindi è bene cogliere ogni buona occasione per ricordarlo innanzitutto alle giovani generazioni che non hanno mai avuto magari un'occasione, un'opportunità, e per fare in modo che questa memoria, questo lascito, questa eredità culturale possa essere rinnovata e rivivificata.